Buona giornata, benvenuto in questo nuovo appuntamento di Mindfulness per principianti, il bellissimo e fantasticissimo e base testo, insomma, il testo principale per la mindfulness, per iniziare a praticare la mindfulness di Jon Kabat-Zinn. Quindi oggi ci occupiamo di che cos'è la mindfulness. Come detto nell'introduzione, la definizione operativa di mindfulness che propongo è quella di essere attenti in modo intenzionale e senza pregiudizi, essere attenti al momento presente. A volte aggiungo l'espressione come se la nostra vita dipendesse da questo, come difatti dipende. Per questo rivedete il pensiero del giorno della mindfulness che parla del respiro, è fondamentale. Ma in senso tecnico, mindfulness è quello che sorge quando si presta attenzione in modo intenzionale, senza pregiudizi, quando si presta attenzione al momento presente, come se tutta la nostra vita dipendesse da questo momento. A quel punto, quello che sorge non è altro che la consapevolezza stessa. Dunque, la consapevolezza è una capacità con cui abbiamo tutti familiarità, ma alla quale siamo contemporaneamente estranei. Così, l'allenamento a praticare, che esploreremo insieme, è proprio il coltivare una risorsa che è già nostra. Non bisogna andare da nessuna parte, non bisogna conquistare nulla. Bisogna però imparare a prendere dimestichezza con un funzionamento mentale che solitamente ignoriamo, e ciò che potremmo chiamare la modalità dell'essere della mente. Questo infatti in vari anche altri testi di psicologia o comunque di vari personaggi famosi, tutti trattano questa cosa come cancellazione. Quindi noi siamo degli abili cancellatori, cancelliamo tutto, cancelliamo per esempio ogni onda di quest'acqua. Perché? Perché se ci dovessimo focalizzare su ogni onda, pensiamo, diventiamo matti. Certo, ma in questo modo ci stiamo cancellando, ci stiamo eliminando tante belle cose della realtà. Queste nuvole, questo bellissimo cielo celeste, che non è celeste uguale, così come quest'acqua, che non è di quel colore verde acqua, ma è di un colore verde acqua in ogni punto diverso. Quindi vi consiglio, e ora vi ci lascio poi appena il video finisce, di guardare con attenzione ogni piccolo particolare di questa immagine, di questo video. Quindi ancora meglio, cambia per forza. Quindi, come si dice, prestate attenzione, come diceva appunto Jon Kabat-Zinn, prestate attenzione ad ogni singolo particolare. Quindi oggi prestate attenzione, rimanete ancora con consapevolezza in questo bellissimo panorama. E ora mi levo e me lo lascio a voi. Daniel Paci per felicità e pace. Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata, ciao, presta attenzione.
Thank you.